Excel in ordine, crescente o decrescente, è lo stesso, direi che potremmo metterli in ordine crescente. Quindi questo è il più basso, allora guardate che lo scrivo qui, crescente. Ovvero questo è il minimo e questo è il massimo. Ecco, di fianco ai dati mettiamoci un numero d'ordine i. Il numero d'ordine è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, adesso qua di fianco che cosa calcoliamo? Calcoliamo la P di Q data dalla distribuzione di Gumbel. E è molto semplice, attenzione, non la portata, stiamo calcolando la P, quindi molto semplicemente, beh, c'è scritto qua, cioè la F di Q, scusate. È scritta qua la formula. Mi e beta li conosciamo, quindi calcoliamo la F. Bene. Allora, qua di fianco invece che cosa ci scriviamo? Ci scriviamo in questa colonna ulteriore, ci scriviamo la quantità I, cioè numero d'ordine, diviso N, numero totale dei dati, più 1. Che cos'è quella? È la frequenza di non superamento. È la frequenza di non superamento perché se ci pensate, se andiamo a considerare il valore più alto, questo è stato non superato quante volte? Tutte. E quindi la sua frequenza di non superamento tende a 1. Va bene? Perché? Il numero d'ordine i è 7, lo dividiamo per n che è 7, più 1, siamo prossimi a 1. Ecco, mi potreste chiedere, ma perché l'ho diviso per n più 1 anziché n? L'ho diviso per n più 1 perché la portata, l'abbiamo appena detto, è illimitata superiormente. Quindi essendo illimitata superiormente, io non voglio assegnare a un valore osservato probabilità di non superamento pari a 1. Mi va bene avvicinarmi a 1, ma non mi va bene dire che la portata pari a 200 ha probabilità di non superamento pari a 1, non lo posso dire. Perché significherebbe che io sto dicendo la portata pari a 200 non può essere superata, e non lo posso dire, è fisicamente inammissibile. E allora dividiamo, questo è uno stratagemma ben noto in probabilità, in teoria della probabilità, si divide per n più 1. Bene, qua di fianco calcoliamo in questa colonna il valore assoluto di f di q meno questo. Questo scriviamolo, allora, lasciatemelo riscrivere, voilà, mi sembra più chiaro, meno i diviso n più 1. Ecco, che cosa ho calcolato quindi? Il valore assoluto della differenza tra risposta della funzione di probabilità e frequenza di non superamento. E io mi aspetto, se la distribuzione di Gumbel ha fatto un bel lavoro, che quella differenza sia prossima a 0. Bene, allora io qua ottengo una serie di numeri. Di cui, attenzione, vado a prendere il massimo. E lo chiamo K. E
la, quella che viene chiamata test statistics, cioè il risultato del test. Bene, adesso devo verificare che K sia minore o uguale di un valore assegnato K max. È chiaro che il test si deve fissare un valore massimo, tale per cui se la differenza tra il fit della distribuzione, la risposta della distribuzione e la frequenza accumulata eccede il massimo ammissibile, il test viene considerato fallito. Perché noi, come vi ho detto, ci aspettiamo che questo K sia prossimo allo zero. Quindi io devo fissare un valore massimo della test statistics che non deve essere superato. Ecco, è chiaro che questo valore massimo dipende dal livello di severità del test. Allora, questo, vi ho detto, è un test passa-basso. Però in realtà i test statistici ci danno la possibilità di fissare la severità. E la severità viene fissata in base alla probabilità che il test abbia avuto successo, cioè che vi abbia dato una risposta buona. Perché il test potrebbe anche sbagliarsi, no? Potrebbe dirvi che la distribuzione è accettabile quando non lo è. E vi faccio un esempio, no? Capita spesso che io prendo la portata di Po, prendo solo 10 anni di dati, massimi annuali, quindi 10 valori, fitto la distribuzione di Gumbel, faccio il test di Kolmogorov, il test mi dice va bene, la distribuzione di Gumbel va bene. Poi prendo tutti i 90 anni, rifaccio il fit della distribuzione di Gumbel, il test di Kolmogorov mi dice no, adesso non va più bene la distribuzione di Gumbel. Allora vuol dire che nel primo caso il test si era sbagliato. Allora io devo fissare tramite la probabilità di che il test mi dia una risposta non attendibile la severità del test. Ecco, spesso si prende questo livello di severità del test, si chiama livello di confidenza. E spesso noi adottiamo un livello di confidenza pari al 95%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho il 95% di probabilità che il test mi dia una risposta attendibile. Ecco, detto questo, vi ripeto che il test di Kolmogorov a parità di livello di confidenza rispetto ad altri test passa basso. Come si dice, un test con non eccessivamente severo. Bene, allora, K max a livello di confidenza del 95%, lo indico qui, è uguale a 1,36 diviso la radice di L. Sono curioso di vedere se c'è anche in italiano la pagina di Wikipedia, aspettate che guardo, che descrive il test di Kolmogorov Smirnov. Sì, c'è anche in italiano, quindi adesso mi devo ricordare di aggiornare il link. Anche se, dato un secondo che confronto, mi sembra che in inglese sia più chiaro, come spesso succede, è più chiaro. Sì.
Allora, praticamente in inglese è leggermente più chiaro, quindi vi lascio il link in inglese. E vedete che c'è scritto esattamente quello che vi ho detto io, è uguale al massimo, cioè indicato qua col superiore, del valore assoluto della differenza tra la frequenza accumulata e la f di x data dalla distribuzione di probabilità scelta. Questo può essere applicato, questo test, a qualunque distribuzione di probabilità, quindi qui è spiegato in modo di più generico. Non avete bisogno di riferirvi alla pagina di Wikipedia, non fa altro che riportare quello che vi ho detto io. Ecco, l'unica cosa è che probabilmente qui vi dà una tabella dei valori massimi accettabili per diversi livelli di confidenza, e io a dire la verità l'avevo proprio visitata la pagina per quel motivo lì, per vedere se mi ricordo bene quel 1,36, ma direi di sì. Aspettate che guardo, sì, vedete che c'è scritto qua. Ecco, tenete presente che qui vedete riportato 1,36, 1,36 come valore di questa C di alfa, che è essenzialmente la stessa cosa che vi ho detto io, per, vedete che qui è indicato il reciproco del livello di confidenza, io ho detto 95%, qua c'è 5%, perché a volte viene utilizzata questa simbologia, però qui vedete che al variare del livello di confidenza, o meglio del suo reciproco, del suo complementare a 1, non reciproco, del suo complementare a 1, vedete il valore della statistica del test, che poi va diviso per la radice di n. Bene, ecco quindi che adesso abbiamo anche il modo di verificare la bontà della stima. Bene, allora fatemi solo dire quali sono quindi i dati richiesti per l'applicazione di questo metodo. I dati di portata massima annuale, e questi dati li trovate sugli annali fino al 1990, quindi annali cartacei, successivamente vanno richiesti alle ARPA. Ecco, è quello che volevo farvi notare, qui c'è scritta una regola empirica che praticamente suggerisce di non estrapolare mai la distribuzione di Gumbel a tempi di ritorno pari a più del doppio del numero di dati disponibili. Oppure potete anche dire a tempi di ritorno pari a più del doppio della lunghezza del periodo coperto dai dati osservati. Allora, che cosa vuol dire? Avete 10 dati di portata massima annuale, non eccedete tempi di ritorno della stima pari a 20 anni. Avete 100 anni come il Po, non eccediamo i 200 anni. Ecco, questo tenete presente che vi sto dicendo, è una regola empirica abbastanza debole, nel senso che la cosa ideale sarebbe non eccedere mai la lunghezza del periodo di osservazione, perché nel momento in cui si estrapola si entra in un ambito che è del tutto ignoto. E voi potreste anche verificarlo con i dati di Po che avete, provando, come vi dicevo prima, a selezionarne 10 e provando con questi 10 a stimare la portata con tempo di ritorno 100 anni, nonostante la distribuzione di Gumbel vi dica, e il test di Kolmogorov vi dica che la distribuzione di Gumbel va bene. Ecco, dopodiché la portata con tempo di ritorno 100 anni potreste confrontarla con cosa? Con il valore massimo di tutto il periodo di osservazione, per vedere di quanto avete sbagliato. Ma potreste anche ripetere la stima considerando altri 10 anni, quindi al primo giro considerate i primi 10 massimi annuali, al secondo giro i secondi 10, poi i terzi, i quarti, quindi vi rendereste conto che c'è una variabilità della stima notevole. E è interessante andare a vedere di che ordine di grandezza si sbaglia, no? Anche se voi i dati di massimi annuali li prendete a caso, quindi non necessariamente i primi 10, perché uno potrebbe dire ma c'è il climate change, ma prendeteli a caso, no? Cioè uno va a prendere 10 valori a caso, poi fa la stima della portata massima con tempo di ritorno 100 anni, poi va a prendersi altri 10 valori a caso. Ecco, lo ripetete tante volte, vedete che secondo me la portata di Po con tempo di ritorno 100 anni è pari a circa, sui dati che avete voi, 10.000 metri cubi al secondo, più o meno, vedete che secondo me trovate delle stime che variano da 6.000 a 20.000. Ecco, quindi è interessante fare queste verifiche, uno si rende conto di quanto può sbagliare quando si lavora in estrapolazione. Quindi, tornando alla regola empirica, è sempre bene non eccedere mai in realtà la lunghezza del
periodo di osservazione col tempo di ritorno, però questo in ambito professionale è pressoché impossibile, perché ad esempio la legge ci chiede di progettare gli scarichi delle dighe con tempo di ritorno 500 anni, a volte 1000, e noi non abbiamo 500 anni di dati, quindi l'estrapolazione va fatta. Adesso poi vedremo come fare delle verifiche ulteriori, perché il test statistico abbiamo visto che non ci basta. Bene, adesso facciamo un quarto d'ora di pausa.